bilancio, Tommaso, questo 2016? Beh, 2016 come sempre all'insegna la musica, nel Retro Caffè, ma un 2016 si chiude nel segno di Oepli, ormai una casa editrice con cui noi adoriamo collaborare perché tratta di musica, la nostra musica. Sono ormai ben 3 anni che collaboriamo con Oepli a diverse pubblicazioni e questa sera poi si corona con un altro grande amico di Hard Rock Café, personalmente mio amico, che è Luca Garrò. L'abbiamo conosciuto grazie ai Queen, grazie a Freddie Mercury, non direttamente ma indirettamente, ed è un piacere stasera poter presentare una sua biografia dedicata a Freddie Mercury. Quindi meglio di così non si poteva chiudere questa. Anche perché sono i 25 anni, purtroppo. Eh sì, purtroppo sì, e d'altra parte poi come Hard Rock sono già 5 anni che collaboriamo con la Phoenix Trust Foundation, quindi tutto torna, tutto ha senso e tutto si chiude qui nel tempo della musica. Sincronicizzato, dicevamo prima, è un gancio. Allora, questo si chiama Luca Garrò e c'ha un Hank in mezzo, perché glielo chiediamo a lui, Hank? Perché? Perché sono un fan di Bukowski. Sì, quindi siamo qui a presentare questo libro su Freddie, eccolo qua. È la prima biografia scritta da un italiano su Freddie Mercury. È vero, perché tutte le altre biografie che ci sono sono traduzioni da opere inglesi. È verissimo, bravo. 1-0 per te contro il mondo. Questa la sapevo. E niente, appunto, dicevamo il 25esimo anniversario della morte, purtroppo, però forse è meglio ricordare che avrebbe compiuto 70 anni insomma nello stesso anno, e se preferisco ricordare il 70esimo compleanno, che almeno è una data, diciamo, più lieta rispetto a quella della morte. E personaggio comunque a 25 anni dalla scomparsa manca come esattamente come il giorno della morte, anzi probabilmente la sua fama, come purtroppo di tutti i grandi rocker scomparsi così presto, è aumentata in maniera assolutamente esponenziale col tempo. Senti, una domanda che ti faccio anche sul palco, però te la faccio a livello televisivo. Quanto ti è costato a livello di mesi, di tempo, di energia questo libro? Le soddisfazioni arrivano adesso, ma prima quanto investimento? Allora, l'investimento probabilmente è di una ventina d'anni almeno. Poi il libro in realtà l'ho scritto in 2 mesi, perché erano tanti anni che lo introiettavo, diciamo, e quindi è uscito di getto, è uscito veramente di getto. 2 mesi, 2 mesi e mezzo, la notte, perché faccio un lavoro che mi impiega tutta la giornata e quindi insomma poi la notte apro il computer e scrivo. Ti stai facendo parecchi chilometri per promuoverlo? Facendo parecchi chilometri, sto girando l'Italia praticamente con i turni di lavoro, esco dai turni, prendo la macchina e con i miei libri vado in giro a promuoverlo. Come diciamo io e Tommaso, it's only rock and roll, but hai voluto questa bicicletta, ora tu peda. Senti, fra qualche mese secondo me ti rimetti all'opera con qualcos'altro. Sì, in realtà la notte sto già lavorando a qualcos'altro ed è un libro della stessa collana su David Bowie, quindi appunto un altro, purtroppo un'altra scomparsa, questa molto più recente ma non meno dolorosa e non meno significativa insomma a livello mondiale, e sarà anche questa la prima di un italiano purtroppo dopo la morte. Siamo sicuri che tu sei italiano, non è che per, cioè nel senso un inglese? No, più che altro sembro spagnolo, qualcuno mi, però proprio inglese, diciamo, di non ho la fisionomia dell'inglese. E anche questo libro, piccola anticipazione, sempre per la stessa collana e come diceva Tommaso sempre per la Apple. Questo qua i Tamacchi sta facendo vittime. Sì, vittime non illustri, perché però si sta facendo vittime, no? La collana è, penso che sia veramente notevole, e la casa editrice che lavora molto molto, molto bene, che ce ne sono sempre meno purtroppo, e te lo dico dall'interno perché ne ho girate molte, grande Ezio.
Mario, ma da quanti anni sei nei Killer Queen? Dal 1995, febbraio, quindi sono quasi 22 anni, a febbraio sono 22. Io, come Giacinto, è qui accanto a me, Bargiacchi, come Nicola Angiolucci che è a mangiare un hamburger dentro, perché... E poi ovviamente la formazione ha avuto alcuni cambiamenti, non troppi, comunque lo zoccolo duro siamo rimasti io, Giacinto e Nicola. A proposito di zoccolo, Giacinto. Bene, grazie. Ciao a tutti. Confermi quello che dice Mario? Confermo che noi tre facciamo parte della formazione che ha creato questa band. E sono ormai più di 20 anni che suoniamo insieme e pensiamo di suonare insieme per altri 20 anni almeno, diciamo. E proprio per questo ci stiamo cercando di ringiovanire. Abbiamo tirato all'interno della formazione un giovane che è Yaser alla voce, che ha sostituito. Ecco chi è lui. Yaser, tu mi confermi cosa dicono i due vecchi? Certamente. Diciamo, forse si vede anche un pochino che non sono in gruppo da 22 anni, infatti, però diciamo da ormai penso un paio d'anni che sono in giro con loro. È così. Senti, a proposito di divertirti, sai che noi dobbiamo fare le cose veloci perché gli anziani non possono stare molto in piedi. Allora, pregi e difetti di questi due ragazzi. Tranquillo, non ti succede niente fisicamente. Allora, Giacinto, qual è il suo più grosso pregio? Giacinto è una persona sempre precisa e sempre molto seria. Il difetto, che poi alla fine è collegato, è che... No, non volevo dire questo. Volevo dire che se ne carica troppe sulle spalle e poi dopo ne risente lui. Marione? Marione, secondo me, è il più energico di tutti, è quello che tira avanti tutto, per cui secondo me è la vera forza motrice del gruppo. Allora, Giacinto, mi confermi quello che di buono è stato detto di te? Come vedi, hanno parlato come uomo e non come musicista, io sarei offeso. No, no, ma in effetti è così. Del resto un gruppo va avanti per 20 anni e la musica diventa un aspetto secondario, insomma. Ci si conosce, si diventa amici, si cresce insieme. Siamo, il bello dei Killer Queen è che siamo una grande famiglia e tutti quelli che si avvicinano a noi hanno questa sensazione. E questa è una cosa bellissima. Mario, faccio una domanda seria che è discografica. Noi abbiamo un bellissimo DVD alle spalle con la grande orchestra. Due cantanti che si sono alternati, non sarebbe ora di fare qualcosa per le giovani leve? Senti, sono cambiati i tempi, perché già nel 2011 c'era anche più fermento. Noi abbiamo avuto, anzi diciamo che l'idea è partita un po' di tempo prima di fare questa serata che abbiamo ripreso con questo DVD con l'orchestra sinfonica. Era un'idea che ci avevamo in testa da tanto, avevamo avuto un precedente a Bertinoro e ci è piaciuta così tanto che l'abbiamo portata avanti. Adesso diciamo che c'è un fenomeno in queste tribute band dei Queen, che prima eravamo 3 o 4 negli anni 90 in tutta Italia, adesso sono veramente una in ogni quartiere, per cui è anche più difficile trovare situazioni e anche l'interesse stesso dietro al fenomeno Queen si sta un po' affievolendo. La cosa fortunatamente non ci riguarda più di tanto, perché noi quest'estate abbiamo passato forse l'estate più bella che io ricordo, con serate non tantissime, ma tutte bellissime, piene di gente. E, però ripeto, l'interesse per montare una situazione complicata come quella di un concerto con l'orchestra, come fatto nel 2011 all'allora ancora Sashol, è molto difficile. È difficile trovare gli sponsor, è difficile trovare chi ti aiuta economicamente, quindi è difficile proprio costruire una serata di questo tipo. A Yaser non è mancata occasione di mettersi in mostra, è salito sul palco dell'Arena di Verona e quindi voglio dire, una soddisfazione enorme se l'è già tolta. E comunque riusciamo, anche perché cerchiamo sempre soltanto serate di un certo spessore. Non facciamo più magari localini miseri dove c'è impianti appunto da poco, situazioni da poco, solo belle location per un verso o per l'altro. E questa è una politica che seguiamo ormai da qualche anno. Ti soddisfa questo futuro che ti hanno prospettato?
decisamente. Poi, come ha detto, anche senza stare tanto a guardare il futuro, ho già avuto delle grandi soddisfazioni se consideriamo i palchi che abbiamo calcato. E come diceva anche Giacinto prima, siamo una famiglia, mi trovo bene con loro anche personalmente, è una cosa importantissima. Quindi l'aspetto umano e l'aspetto tecnico-musicale. Decisamente. Ragazzi, le nuove generazioni secondo me vi prospettano un futuro roseo non per 20 anni, 19 vi bastano? Benissimo, va benissimo anche 19. Però fra 25 anni sono 50 anni dalla morte di Freddie Mercury. Te dici che dovremmo arrivarci, e va bene, dai, ce la faremo, in qualche modo, dai, in qualche modo ce la faremo. Grazie. Quando ci viene a vedere poi si ricorda di me soltanto perché dico sulle mani! Nascosto Nicola, dove sei? Fatti vedere, saluto il pianista, vai pianista. Sei già messo il pigiama data l'età, lui è un professore, insegna, è una persona seria, è una persona seria. Vedere, pollice su. Se lo dice anche Luca. Tutto vero. Ma cosa hai fatto fino adesso? Cioè dall'elementare, tu sei uscito all'elementare qualche settimana fa, avevi già cantato, avevi già provato, cosa hai fatto? Sì, sì, ho avuto tanti gruppi, ma un po' come tutti ho avuto varie fasi, ok? Siamo passati anche dal metal più cattivo. Killer Queen! Grazie, grazie. Buona continuazione, nulla. Mustafa Ibrahim, Allah, Allah, pray for you. Thank you.